Uè ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi svelerò come ottenere tutti i vantaggi della squadra. Ebbene sì, siete in tantissimi che me l'avete chiesto, quindi ci facciamo un bel video. Purtroppo non ci porteremo un bel gameplay, ma non temete perché arriveranno presto dei video bomba. Per il momento ci tengo a fare una lista molto dettagliata che possa rimanere anche nel tempo, che potrete consultare o che potrete anche consigliare a qualche vostro amico in modo che possa farsi anche un'idea ben chiara. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che ora ogni eroe mitico ci dà un vantaggio squadra, ci sblocca un vantaggio squadra. Quindi se a noi manca un vantaggio piuttosto che un altro è perché non abbiamo appunto questo eroe mitico. Adesso andremo a fare una lista dettagliata di tutti i bonus. Come vedete qua ci sono tutti i bonus, ma non preoccupatevi perché nell'editing, oltre che a dirvi il nome dell'eroe, farò comparire anche la sua figura. Partiamo dal primo bonus, ovvero Vaccipiano. Gli assalitori in mischia vengono congelati per 2 secondi. I mostri della nebbia vengono rallentati del 43%. Richiede 3 eroi con 3 o più stelle, quindi dovremo andare a mettere semplicemente 3 eroi nella nostra squadra e il bonus ce lo sblocca Ragnarok. Secondo bonus, tesoro di Barba Blake. Le eliminazioni hanno 5% di scoprire uno dei tesori di Barba Blake. Cerca di trovare gambe di legno, cerca per trovare gambe di legno, noce di cocco e granate palla di cannone. Si sblocca ottenendo il Barba Blake cuore nero e dopo aver sbloccato l'eroe però per questa volta dovrete fare un ulteriore quesito, un ulteriore quest. Vi dirà di cercare dei tesori sotto le case, da qualche parte nella mappa, voi cercate questi tesori e avrete risolto. Pugno 1-2, il tuo prossimo attacco pesante dopo aver usato un'abilità costa 20% di energia in meno. Ce lo sblocca Ken Spadaccino, ebbene sì, il ninja mitico per farvi capire. Esplosione fasica, ce lo sblocca Agente Rio. Ogni 5 secondi il tuo colpo successivo sarà un impulso fasico che infligge 47 punti danno energetico base. Questo è l'elemento galassia, tra virgolette. Ombra infinita. Ombra infinita, ragazzi, ce lo sblocca Spada Tempesta Gendarme. Incrementa la durata di tecnica ombra di 4 secondi. Poi abbiamo Datti una svegliata che ce lo sblocca Zenith. Riduce la durata degli effetti da stato elementare del 50%. Andate e ritorno invece ce lo sblocca la stella ammantata. Gli shuriken tornano a te infliggendo ulteriori danni sulla strada del ritorno. Richiede 2 ninja di rarità leggendaria o superiore. Raga, fate bene attenzione anche a ciò che richiede il gioco che mettiate nelle squadre, perché molte volte anche che mettete il bonus ma le vostre squadre non supportano quei requisiti, non potrete andare a utilizzare quel bonus appunto. Istinto del cacciatore, eroe di rarità epica o superiore con almeno 4 stelle. Qua ce lo segna in alto rispetto a tutti gli altri in bassi, vabbè. Le eliminazioni durante la sera o la notte conferiscono 0,4% di danno e 0,08% di sanguisuga vitale da mischia, fino a 40 cariche. Questi bonus durano fino alla fine della notte. Ce lo sblocca, ragazzi, provate a indovinare, Manny, il lupo mannaro, ebbene sì. Sfavorito, invece, ce lo sblocca il carburo, aumenta le cure ricevute del 2,5% per ogni nemico nelle vicinanze. Mantide volante, ovvero il triplo salto, ragazzi, quello che tutti state chiedendo, ce lo sblocca il Wukong, quindi dobbiamo avere il Wukong come eroe mitico. Fonte di bioenergia, invece, ce lo sblocca Lynx Cassandra, recupera scudo pari a 0,5% dell'energia persa, molto utile per la build, quella con la nuova falce a vapore, per farvi capire. Molto utile, so che molti me l'avete chiesto, eccola qua. Cambio immediato, ce lo sblocca Calamity. Le eliminazioni d'arma aumentano i danni d'arma del 13% per 15 secondi. Ciascun tipo di arma applica solo un accumulo a questo effetto. Ce lo sblocca Calamity, ragazzi. Siamo arrivati all'attacco preventivo. Per ogni eroe di rarità epica o superiore con almeno 4 stelle, aumenta i danni di 6,5% contro i nemici in piena salute. Questo attacco preventivo ce lo sblocca il Corvo. Ora Dimmak. La tecnica ombra rigenera il 2,7% di scudo al secondo. Bene, questo non c'è bisogno di avere nessun eroe in particolare. Bisognerà soltanto aggiungerlo, in teoria dovremmo averlo tutti quanti, o viceversa si sblocca un punto della storia. Io purtroppo la storia l'ho finita tanto tempo fa e non so
al momento se si ottenga così. Metterò il commento di qualcuno di voi in evidenza che mi sarà pra risolvere questo quesito. Cambio veloce. Per ogni straniero di rarità epica o superiore, traslazione fasica riceve una carica aggiuntiva e la gittata diminuisce di 0,2% di unità. Cambio veloce ce lo dà Jess Scout Fasico, quindi lo straniero mitico. Siamo arrivati al lungo braccio della legge. Il lungo braccio della legge non ci richiede, non ce lo sblocca nessuno straniero, lo dovremmo avere anch'esso tranquillamente. Base Boom invece ce lo sblocca Sid Steelwool. Sid Steelwool, ma attenzione perché dovremmo mettere nella squadra altri due Sid Steelwool per poter ottenere questo bonus. Cioè, due eroi Steelwool intendo, non due Sid, ovviamente. Alla larga questo bonus dovremmo sempre avercelo tutti quanti. Il cliente al fresco ce lo sblocca il maestro di granate. Ebbene sì, il nostro caro maestro di granate. Poi abbiamo il riciclo, che anch'esso non è un problema perché dovremmo avercelo tutti quanti. Trappole supercaricate invece aumenta i danni delle trappole influenzate da base dell'8,5%, ce lo sblocca Mega Base Kyle, quindi il costruttore mitico. Quindi raga, ricapitolando, ogni eroe mitico vi giverà un bonus. Per ogni bonus di ogni classe, quindi per il bonus del costruttore, del soldato delle granate energizzate, di mech dei ninja e il lungo braccio della legge per gli stranieri, non sono sbloccabili tramite eroi, ma semplicemente dovremmo averceli tutti quanti. Viceversa, mi sa che si ottengono tramite dei quesiti man mano che affronterete la storia di Pietralegno Tavolaccia. O premetto che sono andato negli incarichi a guardare e non ho trovato gli incarichi che mi dessero questi bonus. Do per scontato che si ottengano tranquillamente all'inizio, senza che dobbiamo fare grandi sforzi. Aspetto un vostro commento, aspetto di sapere voi cosa ne pensate di questo video, soprattutto se vi è tornato utile. Fatemi sapere se vi è tornato utile. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Mi raccomando raga, ricordatevi di lasciare un bel like, così questo video lo vedranno quante più persone possibili. Bella bella!